spesso mi chiedono più bello il Messico, più bello l'Italia, no? E come più bello il figlio maschio o il figlio femmina? Io dico dipende da che Messico e che Italia. Era un po' il nostro sogno di vivere, ripeto, in una società, in uno spazio, in un ambiente in cui ci si poteva ancora permettere di vivere a dimensione umana, anche in una metropoli da 20 milioni di abitanti. Fai la scendere, veramente la fai stare qui. Lei vuole stare. Questi microcosmi nascono dalla necessità di sicurezza che si ha. Purtroppo c'è il Messico e il Messico in generale ricorda un po' la mia Napoli, nel senso che è una città piena di contrasti, piena di problemi, ma altrettanto piena di cose bellissime. Per me Napoli è la città più bella del mondo e il Messico, insieme all'Italia adesso, per me è il paese più bello del mondo. In Italia io ricordo da ragazzo stavo ore fuori da solo a giocare e praticamente dall'uscita da scuola al tramonto stavo fuori. E per i miei figli oggi è impensabile stare da soli in un centro commerciale o per strada o in un luogo aperto più di 30 minuti, perché ovviamente il pericolo è molto molto maggiore. Città del Messico, per esempio, è un mostro che continua a crescere in modo impressionante giorno dopo giorno. Basti pensare che solo nella Città del Messico si costruisce in un anno più di quanto si costruisce in tutta l'Italia, ed anche molto di più. Tu vai in un posto e dopo un anno ci ritorni e non lo riconosci perché è completamente trasformato. Questo proliferare di progetti fotocopia, cioè questi palazzine che sono uno uguale all'altro e sono esattamente l'opposto di quello che è la mia filosofia, la mia teoria dell'architettura. Io credo che l'architettura sia piuttosto un lavoro in un certo senso artigianale. Io lo paragono alla cucitura di un vestito su misura fatto da un sarto. Io ricordo la tradizione sartoriale napoletana. La casa è un vestito, però ha un plus, è un vestito che tu devi tenere addosso tutta la vita. La felicità delle persone deve essere per me l'obiettivo ultimo di chi costruisce. E a volte vedo che le priorità, non solo ovviamente qui in Messico, ma in genere dalla tendenza dell'architettura moderna, dei quelli che io chiamo i nuovi palazzinari, non è esattamente questa. Questa è una dei lavori che mi piacciono in assoluto di più. Quando comincio un progetto, la prima cosa che faccio ad ogni componente della famiglia che andrà a vivere lo spazio che andrò a creare, gli do un questionario da fare. Gli domando qual è il suo film preferito, qual è il suo cibo preferito, qual è il colore. Creo questi profili di ognuno e poi li devo sintetizzare, che poi spesso è la parte complicata, perché non sempre l'idea di bellezza e di benestare, di benessere di uno coincide con quella dell'altro. Diciamo, tornando all'analogia con la sartoria, è un vestito a cui abbiamo tolto qualche orpeggio e orpello vetusto e fuori moda e abbiamo riportato all'eleganza originale della casa.